Perché quando parliamo di spese per gli armamenti e di economia di guerra, di solito pensiamo soltanto alle armi. Il motivo è che gli economisti e i media ufficiali tendono a nascondere al pubblico i legami che legano il sistema capitalista nel suo insieme all'economia di guerra. L'economia di guerra non è limitata alla sola produzione di armi. È un mercato molto più vasto, che coinvolge e sottomette tutti i settori economici senza eccezione. A loro volta, i settori più coinvolti nell'economia di guerra saranno destinati a esercitare sempre maggiori pressioni a favore della guerra stessa. Facciamo due semplici conti. Consideriamo lo scenario ucraino. Si stima che siano implicati circa 1.300.000 soldati, 550.000 russi, grosso modo, e 700.000 ucraini. Consideriamo merci piuttosto banali come un paio di calze e ragioniamo a ribasso. Se a un soldato fossero fornite un paio di calze alla settimana al costo di 3,5 euro l'una, che sono i prezzi ufficiali delle forniture militari, in un anno di guerra si determinerebbe un giro di affari pari a 3,5 euro per 1.300.000 soldati per 54 settimane, uguale 245 milioni di euro. Una saponetta dal costo di 0,75 euro distribuita settimanalmente a ciascun soldato svilupperebbe un giro di affari di 52.650.000 euro all'anno e senza contare imballaggio, i costi di trasporto, lo stoccaggio, le comunicazioni. Un buono pasto di 7 euro due volte al giorno implicherebbe un giro di affari annuale di 6 miliardi e 643 milioni di euro. Vogliamo parlare di scarponi, di medicinali, di bottoni per le camicie, di cinture, di schede telefoniche e device, di occhiali, di sneaker? E questo solo nello scenario ucraino. L'economia di guerra tende a coinvolgere tutti i settori economici e a intensificare il loro coinvolgimento mano a mano che la guerra si allarga. Un po' per volta tutta l'economia ne viene implicata. E viene implicata tramite acquisti garantiti dagli stati. Perché bisogna affermare anche questa verità che normalmente viene nascosta. L'economia di guerra non sarebbe possibile senza le spese garantite dagli stati. E se le spese degli stati sono possibili, è perché esiste un prelievo fiscale sui cittadini, cioè sulle tasse che i lavoratori pagano e sull'erosione del loro salario differito, che significa diminuzione dei beni e dei servizi sociali. Quindi, delle due l'una, o si investe il budget per aumentare il benessere della popolazione, o lo si investe per distruggere quelle stesse popolazioni. Dunque, l'economia di guerra è un'economia che implica la realizzazione di nuove distruzioni per permettere ai capitalisti di realizzare i profitti che possono avvenire solo con la distruzione dell'uomo, dei suoi prodotti, del suo ambiente naturale. L'economia di guerra crea un ciclo vizioso, sempre più ampio, rapido e distruttivo. Le spese per armamenti diventano un formidabile volano per l'intera economia capitalista. È così che l'insieme dell'economia, cioè dei capitalisti, si trova ad appoggiare in modo entusiastico scenari di guerra dai quali possono ricavare i loro profitti. E contemporaneamente la stragrande maggioranza della popolazione ne subisce le drammatiche conseguenze.